Quest'autore mi ha appassionato circa più di un anno fa, quando mi sono imbattuto in una sua composizione. Si trattava di una sonata per clarinetto e pianoforte, e mi è sembrata da subito interessante sia musicalmente, ma anche per il fatto che a circondarla c'era una sorta di mistero, perché questo autore oggi è poco eseguito e praticamente sconosciuto al grande pubblico. E questa cosa mi ha incuriosito, ho parlato col mio relatore, il professor Davide Teodoro, grazie al quale questo lavoro è stato portato a termine, e abbiamo deciso di approfondire il rapporto fra Ries e la musica per clarinetto. C'è una galassia di compositori che oggi non conosciamo, che è fondamentale per comprendere i grandi maestri. Questo senz'altro. Diciamo che se potessimo vedere i compositori nella storia della musica formare un iceberg, la parte sommersa sarebbero i cosiddetti artisti minori, sono una grandissima quantità e sono praticamente sconosciuti al giorno d'oggi, però ci permettono di capire cose molto interessanti. Innanzitutto ci fanno apprezzare ancora di più le portate rivoluzionarie dei grandi geni e poi ci permettono di capire quali fossero i gusti, le sensibilità tipiche di ciascun periodo musicale. Qual è il significato di questa donazione per il premio Musica Insieme? Per noi è un grande orgoglio, per me oggi è una grande soddisfazione e anche penso per tutto il sistema del cooperativo e anche per la nostra fondazione. Devo dire grazie al donatore che ha, tramite la signora Pellarin, ha dato questa donazione a noi, che noi possiamo fare questi progetti, perché in base a queste donazioni noi possiamo sviluppare questi progetti. Ci può dire cosa l'ha spinta a fare questa donazione? È una conseguenza di tutta la mia vita, un rapporto che ho avuto sempre con la musica. Sono cresciuta, poi sono arrivati i nipoti che hanno coltivato questo interesse e anche questa professione. Perciò è una cosa che a me è rimasta sempre tanto dentro e ho dovuto, insomma, arrivare a questo.